Una decina di gomme d'auto, guanti usa e getta, bottiglie di vetro e perfino un vecchio congelatore. Sotto il cavalcavia che collega la frazione Cornetto a Trestina si trovano rifiuti solidi, anche ingombranti. Un paradosso a pochi metri da un'isola ecologica e da un percorso pedonale. Passato il ponte c'era materasso, c'era insomma diversa roba che c'è stata diversi mesi. Non è l'unica zona colpita dall'inciviltà di alcuni cittadini. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, trova spesso rifiuti in prossimità delle uscite della superstrada e lungo i corsi d'acqua. È un costo per la società, in quanto se non riusciamo a rintracciare il responsabile, deve essere smaltito tramite intervento del comune, quindi chi paga siamo noi cittadini che paghiamo le tasse. La zona trasformata in discarica a Cornetto sarà ripulita nel giro di 10 giorni, assicura l'ARPA. Sarà necessaria l'analisi dei singoli materiali per determinare le modalità di trasporto e smaltimento. I rifiuti ritrovati nelle vicinanze di questa isola ecologica non sembrano destare particolari preoccupazioni, ma a pochi chilometri da qua, nelle campagne di Petrelle, sono state rinvenute anche delle lastre in un ruscello di fibrocemento che potrebbero contenere amianto. Segnalazioni come queste arrivano 2 o 3 volte al mese. Come opera di prevenzione e controllo, l'ARPA ha in corso un servizio di sorveglianza delle zone più a rischio.